Dopo un'intensa mattinata di mobilitazione a Prato, il 1° maggio si è concluso a Roma, in una piazza San Giovanni gremita di giovani che, come tutti gli anni dal 1990, nel giorno della festa dei lavoratori, si danno appuntamento allo storico concertone organizzato da CGIL, CISL, UIL. Tanto divertimento, tanta musica, ma anche tanto sociale. Dal palco, infatti, dove si sono alternati tutti i generi musicali, dal jazz al pop, dall'elettronica al rock, con artisti noti e gruppi emergenti e con una informissima Gianna Nannini, tanti video e le testimonianze sulla sicurezza e il cuore del lavoro, lo slogan che in questo 1° maggio 2018 ha unito fra loro tutte le aree del nostro paese. Con la musica abbiamo cercato di raggiungere i giovani, mentre questa mattina dal palco di Prato abbiamo ovviamente coinvolto lavoratori, lavoratrici, pensionati. Siamo assolutamente soddisfatti di tutte e due le iniziative. Io lavoro da un anno. Sono stata 3 anni in cerca di lavoro e quindi per me è importante stare qui, molto. Una giornata molto importante e contraddistingue il significato dei lavoratori, quello che un lavoratore cerca, quello che vuole davvero, quindi un'indipendenza e sicuramente una libertà. Per me è un momento di festa e di libertà. È una rappresentanza di tutto ciò che è il lavoro e tutto ciò che facciamo tutti i giorni, quindi è insomma un po' un simbolo che rappresenta la nostra vita di sempre. Sono venuta perché per me è una bella esperienza da condividere insieme a tutti i ragazzi che sperano comunque di trovare un futuro migliore. Oltre al divertimento, appunto, anche il fatto di essere qua il 1° maggio, l'importanza del lavoro, della sicurezza sul lavoro e che tutti i lavoratori abbiano, diciamo, un giorno dove poter rivendicare i propri diritti. Con la sicurezza credo sia una delle cose più importanti, poi ovvio. Non sempre così, però comunque si spera. E queste manifestazioni comunque aiutano a far cambiare idea o comunque aiutare a portare avanti un progetto. Essere qui con la mia musica, con la musica di tanti artisti che stimo, con un pubblico meraviglioso, mi fa pensare che veramente si può ancora migliorare molto, davvero molto, la condizione di lavoro delle persone che appunto lavorano e anche che fanno il mio lavoro, che è comunque in tutti gli ambiti si sente molto forte del maschilismo. E quindi il fatto anche di aver voluto cantare Nessun Grado di Separazione per me è stato proprio un modo per dire che vorrei che venissero messi giù questi muri. Il punto d'arrivo, perché è uno di quei palchi dove io andavo a vedere i concerti e quindi suonare qua e rappresentare in parte quello che è un po' la musica in Italia adesso mi nobilita, mi rende felice, e quindi il 1° maggio è un punto d'arrivo ed è un palco importante. Siamo in un momento in cui è difficile trovare lavoro qua in Italia, però secondo me se hai le capacità e tutte le carte in regola, perché no? Comunque io personalmente sì, ho fatto il linguistico, però questo c'entra poco, cioè vorrei trovare lavoro qua, questo è il mio paese. Adesso riprenderò gli studi e funzionerò all'università e poi vedremo. Sicuramente essendo qua il 1° maggio, la festa dei lavoratori, con più diritti sicuramente. Aspettative per un futuro molto più solido di quello che ci prospettano adesso i contratti che ci sono attuali. E comunque il concerto del 1° maggio è una bellissima occasione per stare insieme, per festeggiare con della buona musica. Non è solamente un semplice concerto dove canti, infatti stanno anche trattando brevemente dei argomenti molto importanti, quindi anche interessanti per adolescenti della nostra età che comunque hanno ancora molto da imparare. Niente.